Obiettivo Casa, gruppo di artigiani romagnoli di cui fan parte Alvisi Stefano, DMG, Electra, Idrotermica Baroncini, Linea Sebastiano di Negrini Enrico, Nuova Alfa Infissi, Studio Tecnico Benati e Ferretti, Vivai Ricci. Tutti assieme per formare una rete di imprese nata per garantire una proposta integrata con i migliori standard di qualità abitativa e di risparmio energetico. Sede laboratorio in via Puntiroli 23 a Conselice. Telefono 0545 85434. In collaborazione televisiva con Comacar, Borgo Buono, Natura Nuova a Bagnacavallo, Randi Piadina, Russi, Gruppo Consar Ravenna, nuova sede a Faenza e a Forlì, Leonardo da Cesenatico, pasticceri per passione, Conad, Gruppo Cevico, Fruttagel, scelta naturale, Alfonsine, Deco Industrie, Scala, progetto per il pulito, Brico K, Forlì, Sebastiani Claudio, antennista autorizzato, New Time, produzioni audio video. Intanto faccio i complimenti all'organizzatore, agli organizzatori di San Patrizio, perché hanno messo su, hanno allestito un campo gara degno di un campionato nazionale, ovviamente con il marchio WISP ben in evidenza, il tricolore idem. Fra poco sentiremo anche l'inno nazionale prima della partenza della gara degli adulti, quindi sicuramente hanno fatto un ottimo lavoro gli amici di San Patrizio con Raffaele Alberoni e il loro presidente Martelli in prima linea. Sicuramente l'accoglienza romagnola è stata messa in risalto nuovamente, perché comunque l'ospitalità delle nostre terre, soprattutto della Romagna, è un po' un must che deve essere portato avanti sempre e comunque, e gli organizzatori anche stavolta hanno dato questa luce alla Romagna, soprattutto per quei gruppi che sono arrivati da fuori, in particolarmente i gruppi piemontesi che come al solito sono venuti in massa sulle nostre campionati. Ecco, piemontesi ma non solo, vero? Piemonte, Toscana, Liguria, sicuramente ci aspettavamo qualcosa di più da altre regioni che storicamente sono forti come WISP, però forse la giornata festiva ha un po' frenato questo intento. L'organizzazione comunque è rimasta contenta dei numeri e io come regionale non posso che essere soddisfatto. A che ore vi siete svegliati voi due? Presto. Presto, tanto presto. Come andare a scuola oggi? Alle 7. Alle 7. E vi piace gareggiare a voi due? Tommaso, a te piace correre, vero? Sì. Come andrà quest'oggi secondo voi? Bene. Bene. Voi correte di solito? Sì. Ti piace correre? Anche a me. Anche a me. Siete tutte amiche, immagino. Sì. Allora Michele, campionato nazionale, beh, oggi i ragazzi avranno una bella prova da disputare. Ah sì, direi che oggi è ancora più impegnativa del solito, perché abbiamo visto che ci sono molte iscrizioni anche da Bologna e dal resto della regione. Fa un po' gola al campionato nazionale anche per i bambini, perché anche loro oggi si sentiranno un po' come i grandi. Sì, di sicuro, anche se però per loro l'importante è correre, divertirsi, non abbiamo certo pretese di competizione di alcun tipo. Siamo qua, oggi è un'importante manifestazione nella piccola San Patrizio, noi ci vogliamo essere. E ci saranno anche le vostre foto, vero? Adesso dopo parleremo con Alberoni, faremo sicuramente come abbiamo già fatto per San Patrizio un fotolibro che riassume la giornata. Cerchiamo di dare una mano come nella nostra filosofia aziendale, quella di avere tutto un servizio del territorio, anche aiutare le società sportive che del territorio riescono a fare delle belle cose, è quello che cerchiamo di fare. Quindi conoscere il territorio è importante, quindi anche le aziende che lavorano nel suo interno.
Sì, perché abbiamo due soluzioni: o il territorio ci piace, ci restiamo e cerchiamo di migliorare, oppure dobbiamo andarcene, non è che facciamo altre soluzioni. Noi abbiamo scelto di restarci come azienda e come vita. E Obiettivo Caso invece che cosa fa nella vita, assieme a un altro pool di grandi professionisti? Sì, abbiamo creato una rete di imprese dove siamo tutti artigiani della zona, conosciuti già da 20 anni, abbiamo deciso di collaborare assieme per dare un servizio completo al nostro utente finale, che è il nostro cliente. Lui non si deve preoccupare del come gestire la cosa, si deve solo preoccupare del cosa vuole e come la vuole. Essendo tutte aziende certificate, seguendo anche il programma Futuro Green, che è quello dell'Unione dei Comuni che ha adottato in questa appunto in questa Unione dei Comuni che fa parte delle 9 comuni della Bassa Romagna, cerchiamo di far risparmiare l'utente usufruendo di tutte le detrazioni fiscali che l'Unione dei Comuni e lo Stato ci mette a nostra disposizione. Essendo tutte aziende certificate lo possiamo fare e facciamo in modo che anche le pratiche le sbrighiamo noi, facciamo tutto noi. La vedo con i bacchettini di Nordic Walking, quindi lei come di solito parte con i camminatori. Allora, dove andremo quest'oggi con i camminatori, che se la prendono un po' più comoda? Sì, i camminatori faranno tutto un circuito verso Conselice, quindi fanno la Selice Vecchia, che è il manufatto più antico che abbiamo vicino a Cala dei Mulini. Poi facciamo tutti i monumenti di Conselice, cioè il monumento di Scariolanti, la Murales in pieno centro, poi faremo il monumento a Ranocchio e faremo il bosco dalle vacche e ritorni indietro. Ecco, sindaco, posso fargli complimenti perché ho visto che addirittura l'amministrazione comunale ha fatto dei pannelli che ha affisso, credo, in tutto il territorio di benvenuto agli atleti. Sì. Io le avevo già fatto i complimenti perché mi erano arrivate già delle foto via WhatsApp di come accogliete voi i turisti e gli atleti. Io mi complimento, non l'avevo mai vista una cosa di questo genere. Non so se l'hanno mai fatto gli altri. Noi abbiamo pensato di fare un omaggio agli atleti, ma soprattutto in questo modo che di sostenere i tanti volontari che si sono impegnati per realizzare questa giornata e che sono al lavoro adesso per permettere tutti i circuiti e per permettere l'accoglienza degli ospiti. Eccoci qua dunque con la bandiera italiana che ci ricorda che è il campionato italiano WISP, questi sono lo Scariolante e la Mondina, siamo a San Patrizio per il campionato nazionale WISP 2017 di podismo, la gara di San Patrizio, Atletica San Patrizio, 43esima edizione del trofeo Buriani e Valenti, 26esimo trofeo Golfera in Lavezzola. Questo è il monumento che ci ricorda che anche noi giornalisti ogni tanto facciamo qualcosa di buono. Questa
questa è la, era la copia della pedalina che è stata inaugurata anni or sono. Io ricordo c'era D'Alema quel giorno, io c'ero, Enrico, posso dirlo. Anch'io. E anche tu, infatti. Poi quello che abbiamo visto prima era il monumento a Ranocchio, perché questa zona di palude e con la conosco vagamente questa zona. La conosce, Enrico. Sì, sì, e con Ranocchio possiamo dire che tanta gente veramente a Consellice nella Bassa Romagna si possa essere sfamata. Quello era il sindaco alle prese con i Nordic Walking. Esatto, Paola Pula. Questo invece è uno dei, diciamo, monumenti più antichi che c'è in zona Consellice, cioè il vecchio molino di San Patrizio, che sarà, lo vedremo tra poco, protagonista, lo vedete qua. Dedicato di Pico della Mirandola. Esatto, e lo vedete qua, lo vedrete anche più tardi, perché vicino passeranno i nostri podisti che adesso si stanno scaldando in uno dei passaggi più suggestivi di questa gara. Stiamo per partire, già qualcuno è sul percorso, e qui abbiamo la odiata e amata Zanzara, che è un po' il simbolo anche di questa zona di Consellice, zona che una volta era paludosa, ricordo, via Porto Venere, si chiama via Porto Venere perché c'era il porto una volta. Arrivavano le barche proprio qui a pochi metri di distanza di dove siamo ora. Questo è il sindaco di nuovo. Questo è il sindaco Paola Pula, che apprezza anche il paesaggio e fa bene, perché insomma essere, abitare in questa zona è veramente, credo, un privilegio nella Bassa Romagna da cui noi due proveniamo, vero Enrico? Questa è una, esatto, partenza, bellissima partenza di questo campionato nazionale WISP categoria adulti e bambini, individuale di società, e qui siamo subito sulla testa della gara, Enrico. Sì, siamo sulla testa della gara. Intanto insomma diciamo che c'erano più di 1000 atleti al via, e questo è già un buon numero. Qui il passaggio proprio dal molino, e qui diciamo che è una delle caratteristiche di questa gara, lo sterrato, che ha anche attirato tanti atleti, perché a loro piace girare dove non c'è il cemento e insomma mettere i piedi sulla terra. Guarda, piacerebbe a chiunque passare in paesaggi di questo genere. Quel ponticello che abbiamo visto prima, che era credo sull'antico canale dei mulini, che poi il canale dove si andava poi a lavare il bucato, da quanto mi risulta è un canale che viene tutelato tuttora in Bassa Romagna, attraverso anche Massalombarda ed altre zone. E questa è la prima parte invece del percorso, che ricordiamo è un circuito di 10.000 metri, vero Enrico? Sì. E quindi vedremo che cosa quest'oggi, cosa ci aspettiamo. Vedremo, intanto vedremo altri due passaggi da San Patrizio, dalla zona dell'arrivo. Questo è un boschetto. Questo è un boschetto, e diciamo che è la zona tra San Patrizio e Massalombarda. Qui stiamo girando per le campagne sanpatriziesi, e appunto strada sterrata, la vedete, è una delle caratteristiche di questa gara che ci piace particolarmente. Qui stiamo vedendo i protagonisti di questa gara, tra questi Abderrazzak Aoul, tra questi anche atleti di valore come Simone Bernardi, che abbiamo visto vincere la settimana scorsa la 5000 dell'Amone, e Vadim Stipula, altro atleta giovane che si fa valere tra i tesserati WISP. Attenzione a Guernisch e a Palombo, ma anche a Emanuele Generali. Omar Guernisch, esatto. Bravo Enrico. E questo è il ponticello che io adoro, perché questo è un passaggio stretto, ma veramente uno dei passaggi più belli del nostro calendario podistico. Lo dico ogni anno e non mi perdo d'animo, come non si perde d'animo la nostra Nadia Ciubac, bravissima, inossidabile, polvere quest'anno, veramente sta facendo dei grandi risultati, e oggi insomma ci aspettiamo grandi cose anche da lei. Attenta però, perché dietro abbiamo altre donne agguerrite, tra cui Celeste Ferrini, c'è Tiziana Sportelli, insomma vedremo come andrà. In ogni caso questo è un percorso eccezionale, molto bello. Ricordiamo che chi vincerà sarà il campione nazionale WISP, Enrico. Ecco, ricordiamo, facciamo attenzione, non chi vincerà la gara, ma chi vincerà ed è tesserato WISP. Bravo. Quindi in questo momento ci sono in testa due atleti, che sono Bernardi e Stipula, che non sono tesserati WISP. Quindi stiamo attenti. Invece nel campo femminile diciamo che più o meno chi ha partecipato, e comunque le atlete di spicco, sono tutte tesserate WISP, quindi chi vincerà questa gara sarà anche campione d'Italia, mentre insomma nel maschile c'è qualche defezione. Si ferma. Defezione, hai detto giusto, si ferma, e in questo momento era sulla testa della gara e si ferma per un problema suo personale, insomma adesso non ho neanche appurato, ma l'ho visto abbastanza così, un po' in disappunto su questa sua condizione. Guernisch e Omar l'abbiamo appena visto, qui stiamo rientrando sulla testa della gara. Enrico, è una testa della gara che parla
italiano. Parla italiano, in particolare imolese, perché abbiamo due atleti dell'atletica Imola Avis Sacni, sono Simone Bernardi e Vadim Stipula, entrambi non tesserati WISP, quindi stiamo vedendo la lotta per la vittoria della gara, ma non per il campionato italiano. Dietro c'è Bagar, c'è lotta invece per la vittoria del campionato italiano, vedremo dopo chi se lo aggiudicherà. Intanto avete visto che Nadia Ciuba che è in testa della gara femminile, vince invece la gara maschile Simone Bernardi in 32 minuti e 28 secondi con sorpresa finale davanti a Vadim Stipula. Il terzo posto è per Emanuele Generali, che è il nuovo campione italiano WISP. Quarto posto e secondo posto per Omar Guernicche della Castenaso anche Saturnino. Per il vincitore, poi Saturnino Palombo terzo posto nella gara WISP, quinto posto nella gara totale, e poi abbiamo Elia Generali che è al sesto posto, Roberto Pelliconi settimo, Alan Severi ottavo, Sambu l'atleta dell'atletica Montanari che è nono, e poi Davide Tirelli che chiude Flavio Monterucci che abbiamo appena visto, Paolo Morigi e ancora Marchetti Emiliano, e poi via via stiamo attendendo la donna. Quindi ricordiamo Enrico che hanno onorato credo Vadim e Simone Bernardi questo campionato nazionale. Ricordiamo che Bernardi è stato un ex promessa di Romagna, viene proprio da San Patrizio, quindi bravi lui, bravo Vadim Stipula. E questa invece è la mamma, Nadia Ciuba. Nadia Ciuba, quindi trionfo per due, vabbè, insomma, podio per due. Nadia Ciuba che vince in 38-01. Il secondo posto nella gara femminile va a Elena Meldoli in 40 minuti e 53 secondi. Terzo posto invece per Tiziana Sportelli della Lamone in 41 minuti netti. Campionessa nazionale della sua categoria. Poi via via, insomma, stanno arrivando altre atlete. Segnalo Celeste Ferrini, che anche questa è un'ex promessa di Romagna, adesso atletica la Gabbi, e poi Enrico, insomma, tanti quelli che si sono presentati, bravi per l'organizzazione di questo campionato, una società così piccola che ha fatto grandi cose. Simone, dimmi un po' la gara com'è andata, che avevi dietro, com'è andato un po'? Allora, all'inizio ci sono scattati due ragazzi, hanno fatto un po' il vuoto, sì, non so i nomi. E poi dopo comunque ho controllato, perché sapevo che comunque quel ritmo lì non l'avrebbero tenuto, l'ho lasciati sfogare. Poi invece all'inizio dell'ultimo giro il mio compagno d'allenamento Vadim ha preso lui la testa della gara e ha fatto un ritmo abbastanza buono, che io ero abbastanza cotto, infatti non gli sono andato dietro subito, e poi dopo nell'ultimo giro ci ho provato, infatti è stata abbastanza dura. Per il tempo sono andato bene comunque nella gara, però ho fatto più fatica del normale di quanto mi aspettavo. La gara di oggi era un campo di prova un po' per, nel caso mio, per il 10.000 che farò a Rubiera il prossimo weekend. Simone è venuto qui per fare allenamento, tant'è che lui ha fatto delle variazioni mentre io ho corso, come dire, già in spinta fin da subito. Alla fine mi ha battuto, ha un'altra marcia rispetto a me, quindi è stato... Mi ha detto che nell'ultima parte hai provato a fare l'allungo e sei stato tosto, è stata dura anche per lui, me l'ha confessato. Vabbè, il percorso non era semplice sicuramente, io ci ho provato di mio perché volevo appunto vedere dove riuscivo ad arrivare, volevo fare il mio tempo, e di sicuro ho fatto il mio personale oggi. Una bella, una buona prestazione, un buon titolo. E un po' di fortuna perché Bernardi ha vinto la gara e niente, dai, è stata interessante. Com'è andata dietro? Insomma, com'è andata un po' la gara? Me la racconti brevemente? Sì, siamo partiti in gruppetto, appunto Simone Bernardi insieme a Vadim Stipula e i due... Era Zac davanti. Esatto, e anche Omar Guernicche. E hanno preso il largo provando a andare via Ulle e Omar, dopo pochi chilometri li abbiamo raggiunti. E esattamente più o meno verso il quinto chilometro li abbiamo raggiunti, dove Stipula lui ha provato ad allungare, dove io ho preso un po' di metri che mi sono staccato dai primi due, e poi siamo arrivati più o meno tutti lì, ecco, fino alla fine siamo arrivati così. Ottima organizzazione, bellissimo, non c'è stato nessun punto, tutto molto efficiente,
E gran bel percorso perché tre giri cittadini, insomma è stato con un bel tifo, molto accogliente, è stato tutto molto, molto bello, ecco. Oggi sono andata a Min, penso che sono partita in testa e sono rimasta sempre in testa, ho corso bene, percorso non si può dire che molto veloce perché c'è un po' di largine, infatti sull'argine perdevo, visto che 10 secondi andavo più piano, poi quasi tutto è sterato. Si correva bene, quello è importante, perché si respirava bene, nonostante che si sentiva leggera umidità, niente di che, non c'era gran caldo, sono contenta. Sei contenta? Sono contenta, sì. Lei di dov'è? Sono di Brescia. Ed è qua a correre? Sì, allora mi sono trasferito per lavoro, ormai abito qua in Emilia Romagna e mi trovo bene. Qua ci sono tante gare, premiate molto bene e tutto il resto. Oggi i premi che danno qua? Sì. A confronto a Brescia. C'è un po' di differenza. Sì, c'è a Brescia c'è più competizione fra di noi, però meno premi, capito? Premi. Perché magari primi è 5. Gratificante. Esatto, perché uno viene, dice vabbè, arriva a 15esimo, 20esimo, viene ecco a portare a casa il premio. Salve, lei con questa bella felpa di dov'è? Io sono di Rovigo, ma corro per la Quadrilatero di Ferrara. Di Ferrara. Come si è trovato su questo campionato nazionale WISP? Benissimo, è stata una bellissima esperienza e dimostra un ottimo livello di organizzazione da parte della WISP. Piaciuto anche il percorso? Bellissimo, un mix tra sterrato e asfalto che è molto competitivo. A te la gara le è piaciuto e l'accoglienza chiede un po' così un po' di colore? Ah, benissimo, d'altronde qui in Emilia Romagna si organizzano tantissime gare con una grande esperienza. Le avete di così belle anche a Venezia? Sì, diciamo che io mi divido tra la FIDAL Veneto e la WISP Emilia, sono doppio tesserato. Bene, e dove si trova meglio, se posso chiedere? Direi qui in Emilia Romagna, sì. Voglio precisare che questa è la mia prima gara WISP nazionale su strada. E noi c'eravamo. E voi c'eravate, come sempre. Che poi loro, guarda, mi portano molto fortuna, perché c'erano anche domenica scorsa alle cime di Romagna, mi avete portato fortuna. Com'è andata lì? Andata bene, sono messo 4 ore 45, un giro faticoso, dai, perché comunque sono sempre 140 km. Spargi la voce che DTV e la Sabri portano fortuna, spargila questa voce. Va bene, fate un po' la tocco così, mi dà un po' di fortuna. No, oggi sono contento perché era da tantissimo che non gareggiavo, era da ottobre, era dalla mezza maratona di Cotignola. E sono contento, dai, 39 minuti, si può ancora scendere, si può fare meglio, ma già, guarda, già arrivare quella è già una vincita. Mi sono divertita, ho faticato perché non sono molto allenata, però ci tenevo a fare tutto il percorso, quindi poi siamo passati in mezzo al boschetto, quindi penso che anche gli ospiti abbiano gradito un paesaggio con dei profumi molto verde, poi forse anche la pioggia di stanotte ha pulito. Assessore, invece tu che sei rimasto qui a perlustrare la zona, tutto bene? Tutto benissimo, l'organizzazione mi sembra sia andato tutto per liscio, c'era un sacco di gente, c'erano quasi 400 atleti, nonostante stanotte abbia grandinato, le abbia fatte tutte praticamente in zona, è arrivata comunque tantissima gente ed è bellissimo, uno spettacolo meraviglioso. Dare una nota di merito ai volontari di Solarolo, quelli della protezione civile qui della zona, ai vigili, agli assistenti civici. Assistenti civici, i vigili, i nostri vigili e poi la polisportiva, ma anche il gruppo di volontari, quello che in sostanza anima questa comunità, quindi da quelli che appartengono al partito, a quelli che appartengono alla sagra, a quelli che appartengono al calcio, ad altre organizzazioni e associazioni. In campo maschile abbiamo sentito una bella lotta, in realtà il favorito era Simone Bernardi, l'atleta che ha mosso i primi passi con la società, con la maglia della società organizzatrice, l'Atletica San Patrizio, ed era il grande atteso, insomma colui che, su cui si faceva maggiore considerazione, ma a metterlo alla frusta ci ha pensato Vadim Stipula, che al penultimo passaggio dei quattro previsti è passato in testa e a mettere un po' di pepe anche alla competizione. Secondo me il secondo di distacco all'arrivo è stato dettato anche da una mezza presa a disposizione da parte di tutte e due, però la stagione è lunga per tutti e due, gli appuntamenti sono tanti e quindi Vadim punta ai 10.000, Simone chiaramente punta ai 1.500 e alla convocazione eventuale per gli europei nella categoria promessi, quindi
insomma, due grandi protagonisti fra gli uomini. Gara in rosa meno pathos, perché Nadia Ciubak in questo periodo, che è la mamma di Vadim, di Stipula, sta passando un considerevole momento di forma. Quando mancano le big, in realtà qui in Romagna vince spesso e si è cavata parecchie soddisfazioni, nonostante gli anni passino anche per lei, è passata fra la categoria F40. E alle sue spalle invece c'è stato un po' più di battaglia, perché prima c'era Celeste in seconda posizione, poi è passata Elena Meldoli, è rinvenuta dal di dietro Tiziana Sportelli, tutte atlete, diciamo, con una certa esperienza. Siamo arrivati alla 43esima edizione, per noi è un orgoglio aver ripreso la gara competitiva e abbiamo avuto un, diciamo, discreto successo. Onestamente mi aspettavo qualcosa in più, diciamo, da fuori, perché se vediamo qui la maggior parte sono società bolognesi, ferraresi, non c'è molto da fuori regione, però si sono persi il nostro sponsor, ci dà da mangiare bene, quindi se lo sono persi. Ci sono una doppia premiazione, più o meno vengono premiati 205 Open, più 100 WISP, più 24 società WISP, più altre 40 Open, praticamente sono 600 premi. Quanti erano? Ma mi sembra 1.400 e qualcosa. Tra tutto, bambini, adulti? Sì, sì. Da quello che mi hanno detto sì, quindi più o meno sui livelli dell'anno scorso, dai. Però come si era messo stanotte, diciamo che siamo contenti. Sì, siamo contenti, moderatamente contenti. Poi vedremo altre cose al nostro interno, cos'è che non ha funzionato. Le critiche sono ovviamente costruttive, no, per quanto vi riguarda, se ce ne fossero. Noi abbiamo poco da rimproverarci, purtroppo dovremmo chiederci come mai non è venuto nessuno da fuori, insomma, quindi ci sarà un motivo. Ringrazio tutti i ragazzi della mia società, tutti quelli del paese che ci hanno indistintamente ci hanno aiutato tutti, perché anche nel percorso non competitivo avevamo più di 40 persone agli incroci, quindi un lavoro notevole, diciamo. Un po' magari delusi gli organizzatori, hanno detto ci aspettavamo qualche cosa di più, si aspettavano oltre 2.000 persone. Una piccola flessione, andremo ad indagare perché, Presidente, ma comunque questa piccola grande macchina organizzativa qui di San Patrizio ha tenuto grazie anche alla vostra bella collaborazione. Intanto complimenti, per comunque il parterre c'era, degli atleti che doveva esserci. Ma intanto un grazie all'Associazione Sportiva di San Patrizio e al paese tutto, alla frazione. Credo che non si possa sempre fare una valutazione sui numeri, quindi la qualità della manifestazione è quella di aver riportato intanto un campionato italiano in una zona, in una frazione, in una zona che comunque alla fine è vive di attività sportive. Allora qui ho ritrovato quello che potevano essere anche i valori anche della WISP, perché come ho avuto modo anche di scambiare prima alcune chiacchiere, trovi l'accoglienza romagnola, ma hai anche trovato quello che erano ad esempio i cartelli fatti a mano, cioè ho avuto modo di raccontare, parafrasando un piccolo spot, che qui lo sport non si fabbrica ma si fa. Quindi alla fine è una città, un paese che si è messo a disposizione, che ha accolto i fortunati che hanno partecipato a questo campionato, quasi 1.500 persone, quindi se magari qualche riflessione sui numeri della partecipazione si può fare, bisogna anche pensare che la WISP poi sta pensando alla qualità delle sue azioni e non soltanto all'importo numerico. Quindi credo che sia comunque un successo e un ringraziamento davvero a chi si è messo in gioco, perché qua i volontari l'hanno fatta davvero da padroni. Un campionato nazionale, moltissimi bambini, mi ha fatto molto piacere che abbiano sottolineato la possibilità di premiare i ragazzi che hanno partecipato, quindi sono stati fatti premi per tutti, ma poi anche la possibilità di premiare gli atleti stranieri ma che comunque sono tesserati per le società sportive. Anche questo è un altro passo avanti, perché non sempre nello sport italiano siamo in grado di dare il giusto merito agli atleti che magari sono qui vicini e che stanno partecipando alle nostre attività. Società amatoriali, volontari, gente che ieri pomeriggio, quindi Pasqua, era qua, avevamo fatto tutto, preparato tutto, allestimenti, abbiamo visto anche come fanno le altre società. Se hai visto, c'è un gazebo della Cotignola, quindi vuol dire che ci aiutiamo molto fra noi società. E avevamo fatto una cosa, credo, fatta bene. Poi stanotte è venuta una specie di tromba d'aria, ci siamo chiusi qui dentro, speriamo, preghiamo, poi ne impariamo.
il presidente Lamara non ha un 2000, io 2 ore ce l'ho fatta 2000 per farla breve perché la sto allungando un po' troppo, abbiamo dovuto rifare tutto, questo ci ha inciso sui nostri tempi, quindi su qualche cosa che ci è sfuggito nell'organizzazione, abbiamo dovuto correre, abbiamo dovuto, però la soddisfazione è stata quella, poi sai che seguo i bambini in questa fase, soprattutto i bambini, perché ci hanno fatto i complimenti, hanno detto che una cosa così da tutte le altre parti non succede. Il nostro era il campionato nazionale WIS, quindi un evento nazionale importantissimo, la massima espressione per il nostro sport. C'è stata poco lungimiranza, secondo me, quando in ottobre, in novembre si è saputo che San Patrizio è stata insignita di questa possibilità di fare questo campionato, a gennaio, febbraio abbiamo imparato che a Bologna, quindi a 20 km, 30 km e a Rimini, due campionati provinciali, comunque sempre a livello di WISP. E questo cosa vuol dire? Cioè facciamo la guerra dei poveri, cioè fare società amiche, perché siamo amici con gli organizzatori, ci conosciamo tutti, siamo in ottimi rapporti. Poi ci siamo trovati in difficoltà tutti le società, ci siamo portati via del pubblico, dei clienti. L'Atletica Gabbi che era sempre in massa, era un plotone, oggi erano in 6-7 atleti, adesso non li ho contati, però chi doveva. Perché, poi dico anche questo, gli stessi atleti a malincuore hanno seguito giustamente le indicazioni della società, perché appartenere a una società poi vuol dire anche seguire un attimo le indicazioni, perché tutto il lavoro che viene fatto organizzativamente deve essere premiato alla società, quindi nulla da dire, non c'è nessuna critica per i nostri amici che non sono venuti qui, domani rideremo e scherzeremo ancora, è nel discorso generale, un po' più di lungimiranza, soprattutto un po' più di unione, di forza, cioè nel momento in cui organizzi un campionato nazionale e con un po' di ragionamenti, società piccole, insomma, avremmo avuto... Ma hanno premiato un po' di più, lo dico io Alberoni. Guarda, c'è stato proprio in gennaio, nell'ambito di un'unione regionale WISP, dove una società ha detto ma non facciamo i campionati nei paesi piccoli, perché non fanno niente? Io mi sono permesso di alzare il dito, detto, ti voglio spiegare cosa facciamo noi. Siamo piccoli, però abbiamo avuto l'appoggio dell'amministrazione, ringraziamento grandissimo tutto quello che è stato fatto a livello politico del nostro paese, perché è stato riconosciuto una grossa opportunità per la nostra zona. Gli sponsor, abbiamo avuto gli sponsor che diciamo, ci hanno aiutato tutti, il paese, tutti ci hanno aiutato. Quindi abbiamo spiegato quello che abbiamo fatto, cioè abbiamo fatto tutta una serie di cose, pacchetto turistico, una specie di festa, abbiamo fatto tantissime cose. Quindi abbiamo fatto vedere che anche le piccole società si in grado di fare qualcosa di importante. Peccato che i nostri vertici non l'hanno capita. Ecco, questo è un appunto che va fatto, perché secondo me un riconoscimento alle peculiarità sono queste, cioè di concentrarci sugli sforzi, anche perché una volta, poi basta. Ogni società ci ha dato qualcosa, che fosse una presenza, ci hanno detto avete una mano, cioè sono tutti, quindi questa è la cosa bellissima, ci aiutiamo tantissimo.